pacifismo e non violenza si consuma uno degli ingredienti culturali fondamentali della vicenda radicale. Noi siamo sostanzialmente dei non violenti e non violento per sua natura è sempre impostato a coprire tutti i ruoli di una vicenda, anche di un conflitto, e pone in essere tutti gli atti con la medesima determinazione che possono interagire con gli eventi e scongiurare che gli stessi abbiano poi la forma conflittuale della violenza. Molto spesso invece il pacifismo prende una forma, diciamo così, quasi di assenza di pacifismo e qualche volta, non sempre questo accade, ma qualche volta anche di complicità diretta con alcuni attori in campo. Ma dicevo, il primo approccio è quello dell'obiezione di coscienza, una battaglia antimilitarista che era la vera grande motivazione su cui abbiamo mosso la nostra azione, che nasceva e aveva un suo riferimento nel movimento americano che da Berkeley e in tutte le altre università, da California ma anche negli Stati Uniti, arrivava a noi attraverso anche i riflessi e la determinazione dell'antagonismo alla guerra in Vietnam. I caratteri culturali non erano ancora definiti, ma sicuramente la motivazione antimilitarista fu ed è stata quella centrale, tant'è che quando poi, come tra i primi obiettivi di coscienza, ottenemmo, grazie alla legge che fu il prodotto, diciamo, positivo dell'iniziativa della LOC, la Lega Obiettori di Coscienza, quando ottenemmo la legge ci fu un lungo periodo di assenza di definizione dove andare appunto a esercitare la parte civile dell'impegno che doveva essere allora sostenuto con l'obbligatorietà della partecipazione al servizio di leva. Ecco Geppi, e poi invece quando comincia il sogno di Quaderni Radicali, che ormai non è più un sogno, ormai è una pubblicazione quasi trentennale, no? Come ti viene l'idea di creare Quaderni Radicali e quello che Quaderni Radicali è stato, è e sarà? Allora, diciamo che quando nel 74 poi si determina la battaglia del divorzio e poi nel 76 per la prima volta i radicali hanno una presenza in Parlamento, ricordiamo che si tratta di un evento direi unico nello scenario italiano, perché tutti i movimenti politici sono stati presenti in Parlamento dall'immediato dopoguerra, cioè dalla Costituente al 1976, erano movimenti che esistevano già nel Comitato di Liberazione Nazionale, cioè nel CLN. Soltanto in fase successiva, per la prima volta, i radicali riescono a rappresentare una posizione che non era presente all'atto della Costituente, cioè una posizione che potremmo definire ancorata ai motivi culturali, ideali di giustizia e libertà, del partito d'azione, del socialismo liberale, di Calogero, di Salvemini, di Ernesto Rossi. Ecco, in questo tipo di situazione noi riuscimmo a ottenere una rappresentanza parlamentare, i primi quattro radicali, riuscendo a recuperare per poche centinaia di voti il quorum qui a Roma. Ricordiamo che furono Però, Pannella, Bonino, Faccio e Mellini, giusto, i primi quattro deputati. i primi quattro in Parlamento che ebbero anche l'opportunità di utilizzare una fase abbastanza drammatica del quadro politico, dopo anche la vicenda di Moro, e tecnicamente riuscirono anche a realizzare una visibilità di opposizione che incominciò a rendere esplicito come in realtà in Italia vige da sempre, al di là delle rappresentazioni di conflitto, almeno in quegli anni ancora più apparentemente visibili ma sostanzialmente non reali, lo testimonia il fatto che il 95% delle leggi finanziarie votate dal Parlamento erano e sono leggi votate da tutto il Parlamento, quindi una sostanza di unità nazionale che poi si rappresentava con una democrazia conflittuale che era in realtà poi soltanto espressa all'esterno, ma sul piano sostanziale la democrazia fittizia la faceva la padrona. È un po' più o meno anche il senso di questo numero di quaderni di partitocrazia senza partiti, nel quale noi riproduciamo in modo anche piuttosto esplicito una serie di materiali con i quali è possibile ricostruire una lettura di come il sistema partitocratico ha occupato la scena e adesso che i partiti sono diciamo in qualche misura indeboliti, sono strutture elitarie, sono oligarchie che continuano a detenere il sistema di potere circoscritto a poche persone contro il resto della popolazione che viene deprivata degli strumenti
di espressione, di rappresentanza politica, anche se questo viene a realizzarsi, tra virgolette, qui sta il paradosso, con la complicità molto spesso anche degli stessi cittadini, i quali vengono sistematicamente disinformati dello stato dell'arte e quindi neanche individuano le possibili alternative, le possibili opposizioni, le possibili alternatività che il sistema potrebbe contenere, perché il quadro informativo in mano al sistema radiotelevisivo, ma anche della carta stampata, indirizza in unica direzione. Questa mattina sentivo la rassegna stampa di Marco Cappato e mi colpivo proprio il fatto che la figlia di Altiero Spinelli, cioè la Barbara Spinelli, questa mattina rendeva chiaro l'esigenza di una politica per la legalità, dimenticando, annullando, anzi spregiativamente, rendendo improbabile che ci possa essere un soggetto politico radicale, che è il partito più antico, che ha 60 anni, che ha al centro della propria azione politica proprio quello della legalità, ma non in quanto, per dire, formula teorica o ideologica, ma in quanto capacità quotidiana di innervarsi in uno scontro politico, di qui la battaglia per la trasparenza, la battaglia per diciamo la visibilità dei redditi di tutti gli eletti, insomma tutti i temi che sono stati al centro dell'azione politica e che sono poi i gangli concreti con cui una battaglia per la legalità si viene a sostanziare. Siamo citati soltanto quando casomai un giornale del centrodestra deve attaccare Fini, se poi vorremmo dire qualche cosa, e lo deve fare dicendo che c'è incoerenza tra il suo accoglimento circa la trasparenza dei conti della Camera e il fatto che poi non fa sapere i suoi conti. E cioè noi viviamo e siamo sempre traccia costante in termini alternativi al sistema, ma il sistema non ci rende visibile e contemporaneamente ci utilizza per quei segmenti che serve per le sue odiose lotte interne, che sono molto spesso lotte e faide tra oligarchie, nelle quali poi si consuma l'impossibilità o l'apparente impossibilità di cambiamento in Italia. Ecco Geppi, una domanda volevo farti per dare un po' di ritmo alla trasmissione, anche perché sono già numerose le domande che arrivano dalla chat, però volevo chiederti questo: il titolo, partendo proprio dal titolo dell'ultimo numero, il numero 105 di Quaderni Radicali, Partitocrazia senza partiti, apparentemente potrebbe sembrare una contraddizione in termini, no? In questo titolo. Sì, in questo senso qui io avevo introdotto proprio con la sottolineatura del fatto che evidentemente poteva sembrare un ossimoro, cioè l'accostamento di concetti contrari, parlare appunto di partitocrazia senza partiti. Ma qui si delinea anche l'interpretazione che noi diamo, e cioè i partiti nell'immediato dopoguerra di fatto sono gli unici soggetti, in parte anche legittimati dalla battaglia diciamo partigiana o comunque a un impegno organizzativo di un cambiamento, e lo Stato non c'è, e in questo senso qui nella parte introduttiva della Repubblica i partiti svolgono anche una funzione importante di rinascita delle istituzioni. Peccato che poi si insediano nelle istituzioni, le occupano e in modo onnivoro le consumano per i fabbisogni delle élite dominanti che nei partiti sono presenti. Questo poi si esercita attraverso tutta la filigrana dei fatti, anche culturali, l'occupazione delle banche, l'occupazione del sistema radiotelevisivo. Ecco, a questo proposito volevo chiederti, Geppi, non ritieni che il dato caratterizzante l'attuale fase non solo della politica, ma anche della vita economica, della giustizia, eccetera, italiana, sia proprio l'inautenticità degli attori politici, istituzionali, economici, sindacali, eccetera? Cioè tutti quanti fanno delle affermazioni di principio che poi puntualmente tradiscono, si richiamano unicamente all'appartenenza ad un'etnia, no? Che può essere quella del centrodestra o quella del centrosinistra, ma di fatto nell'analisi che fa lo stesso Marco Pannella sono uniti come regime partitocratico nella spartizione del bottino. Questo l'avevamo più o meno descritto prima, quando appunto parlammo della unicità e della caratteristica assolutamente irripetibile della presenza radicale, che viene a essere presente nel quadro istituzionale nel 76 non appartenendo a nessuna etnia post-CLN, post-Comitato di Liberazione Nazionale, ma raccogliendo al suo interno alcuni dei contenuti che erano stati propri
dell'azionismo, di giustizia e libertà, che erano poi i filoni socialisti, liberali, laici, libertari, chiamiamoli radicali anche per rifarci a una tendenza ottocentesca, che furono fatti fuori nell'emissione della cultura celeristica. Le ragioni di questo le abbiamo descritto, Marco Pannella le ha descritte in molte, in tutti i passaggi, anche culturali, storici, politici. Credo che il più significativo di tutti sia proprio il quadro del contesto internazionale in cui si consumava fino agli anni 90 il cosiddetto bipolarismo quadro internazionale sovietico-americano, con il fatto che l'Italia era un paese di frontiera, i maggiori partiti erano in qualche misura quelli che sperimentavano la DC e il PC questo rapporto, ed erano quindi di fatto diretti dalle strutture esterne, tant'è che la DC poteva governare ampliando a dismisura il debito pubblico con la copertura occidentale sul Fondo Mondiale Internazionale, e il Partito Comunista poteva giovarsi di un cospicuo intervento finanziario, perché entrambi erano attori politici indiretti di questo sistema internazionale che in qualche misura teneva in vita queste oligarchie in termini di mezzi economici, per cui il lavoro di questi dinami, questi soggetti, che poi erano anche associati ad un modello culturale particolare, il PC per esempio era un partito leninista, centralistico, verticistico, e immetteva come caratteristiche italiane aggiuntive il cosiddetto centralismo democratico, cioè l'elaborazione era fatta dal centro, dalla segreteria, dalla direzione, e poi veniva iniettata a livello di presunto dibattito democratico attraverso le sezioni che non facevano altro che ratificare e confermare quello che era stato già scelto. Lo stesso apparteneva alla cultura clericale, il cui modello della Chiesa centrale, centralistico, appunto, dello stesso Papa, in qualche misura innervava anche il modello d'azione politica. I gruppi dirigenti venivano cooptati all'interno di questa logica, non erano il prodotto dello scontro politico, non erano il prodotto del conflitto politico, che si determinavano appunto attraverso il dibattito, diciamo, sulle opzioni diverse, ma anche il metodo liberale con cui si calcificava, si codificava la scelta, si metteva in campo i contenuti politici, l'agenda veniva riempita di questi contenuti, c'era il momento della scelta, c'era chi assumeva la responsabilità della scelta avendo la maggioranza, c'era chi all'opposizione, una volta che aveva perso, iniziava il lavoro per conquistare la maggioranza, la classica dialettica democratica di paesi liberali, cosa che non è mai stato l'Italia. E noi abbiamo in qualche misura trasferito questo contenuto reiteratamente, il caso italiano, la festa italiana, il libro diciamo di denuncia radicale prima del voto europeo, cosa descrive? Descrive in modo compiuto dove avviene il depistaggio da una democrazia liberale, e non lo fa in termini teorici o ideologici, ma identifica tutti i passaggi, il tradimento dei contenuti della Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale della Costituzione, la Corte Costituzionale che è la Corte dei Mandarini, cioè coloro che più che assicurare la realizzazione dei contenuti della Costituzione si occupa di tenere dentro il binario di questo bipolarismo quattro i contenuti della dialettica politica. Naturalmente non è soltanto questa parte negativa, c'è anche una crescita del benessere reale che però non si consuma mai in termini di coscienza e maturità politica del paese e delle sue strutture complessive. Con la caduta del muro di Berlino c'è la deflagrazione e non c'è più nessuna protezione, e di lì vengono fuori i caratteri strutturali sostanzialmente antidemocratici e l'incapacità della classe dirigente a, come dire, riformare se stessa, perché innanzitutto nessuno degli attori politici in campo è in grado di avere una cultura riformatrice, sono figli viziati, seviziati da questa subcultura antidemocratica, e quindi di fatto non sono in grado di elaborare un'azione che rivisiti se stessi. Anche i cosiddetti attori nuovi, penso a Berlusconi, che in realtà è un figlio indiretto della logica partitocratica, quando appunto individua una nuova domanda di modernità, che era quello appunto dell'illuminazione nazionale di aziende, di ditte, del sistema pubblicitario, che in realtà con la RAI veniva tenuto stretto in mano a poche persone, in mano a pochi attori anche economici e finanziari, e quindi tutta la media, piccola industria non poteva avere questa rappresentanza, perché sennò disperdeva il carattere di sintesi in cui si realizzava il sistema di regime. E Berlusconi dà risposta a questa domanda, ma con la sua scheletricità politica, come i 18 anni di governo o di quasi governo ininterrotto hanno testimoniato, per cui non è che mi ha in testa una cultura democratica. Berlusconi è uno che sceglie in politica per difendere degli interessi che vengono attaccati da altre lobby,
che sono fandato suo, sono i figli di un sistema nel quale lo scontro non ha le fattezze della dialettica democratica, lo scontro tra faide sotterranee, questo poi rende chiaro perché servizi segreti, situazioni sotterranee, complicità con sistemi malavitosi, hanno consumato la dinamica, non lo scenario della democrazia politica, il conflitto forte della democrazia conflittuale dentro le regole certe della legalità e dello Stato di diritto liberale. No, l'affinizione a democrazia fittizia e sotterraneamente faide sotterranee dalle più squallide rappresentazioni e la constatazione che gli attori in campo sono tutti in qualche misura figli di questa parabola. Ecco, nella quale si consuma la fase ultima, quella di una partitocrazia senza partiti, che sembra, come dicevo prima, un simbolo, ma che in realtà definisce un fatto molto preciso. C'è sempre un'elite, un'oligarchia che governa, casomai oggi i partiti, pur restando l'involucro in cui si consuma la cosa, sono in qualche misura eterodiretti da soggetti finanziari, da interessi di clan, che in qualche misura hanno preso in mano la situazione, perché con la caduta del muro di Berlino e la deflagrazione del punto di sintesi dei partiti, oggi sono necessitati a intervenire direttamente in campo, per cui ecco, faccio un esempio per attualizzare la situazione. Oggi abbiamo i Rutelli, i Casini, i Fini, il neocentrismo, la nuova area di centro, tutte sorte che conosciamo da sempre, ma di attori politici che non producono lotta politica, ma sono in qualche misura inventati per mettersi in campo in uno scenario politico dove c'è il deserto dei contenuti strategici possibili. Il vero problema è che oggi siamo al fondo del pentolone, cioè quello che sta accadendo, questa inconsistenza, la classe politica sta avendo delle discussioni disastrose anche per il nostro ruolo, diciamo anche geopolitico, del ruolo dell'Italia nel contesto di un'Europa, sulla quale proveremo a dire qualcosa, disastrata, e preoccupantemente disastrata, in particolare per noi che veniamo da una cultura europeista, quella degli Spinelli e degli Ernesto Rossi, e che avvertiamo il rischio di una marginalità disastrosa per l'Europa e di una possibilità di marginalità ancora più intensa per un'Italia che riesce a dare un profilo di sé che sia attendibile. I dati lo segnano tutti, siamo un paese agli ultimi posti come credibilità per venire a fare investimenti. Nessuno avrebbe in mente di venire a investire in un paese ad alto gradiente di caos, di lunga transizione di legittimità, con una presenza malavitosa così intensa. Insomma, diciamo che se dovessimo trarre un primo esito, ai tradizionali fallimenti del centrismo e del centrosinistra, riscontriamo oggi il fallimento, che è la proiezione continuata, di questo bipolarismo fasullo che è stato inventato e nel quale non c'è stato il confronto tra contenuti alternativi, ma c'è stato null'altro che il tentativo di adattare una non formula politica, lo testimonia il barcamenarsi per la nuova legge elettorale, la funzione serve soltanto a assicurare alle fazioni in campo la possibilità di conquistare il potere, ma per farne che o per quale sbocco dare alla crisi strutturale Ecco Geppi, un'ultima domanda voglio farti io e poi passiamo alle domande della chat che sono già numerose. La domanda è questa: quanto ritieni attuale il pensiero di Piero Gobetti, cioè tutta l'analisi che lui fa sull'equivoco risorgimentale e l'attualità rispetto alle ipotesi di cosiddetto federalismo che si stanno profilando all'orizzonte, e quanto ritieni che sia estendibile l'analisi che lui fa rispetto al fascismo quale autobiografia di una nazione, anche estendibile questa analisi anche al post-fascismo della partitocrazia? Diciamo che Piero Gobetti ha ispirato molti di noi, giovanissimi, quindicenni, all'idea di una sinistra liberale che contenga in sé tutti i caratteri della cultura di governo e i caratteri dell'accoglimento delle domande di libertà che vengono dai cittadini. Certo, pensare a Gobetti come teorico del nostro tempo è fuori di luogo, perché Gobetti analizzava, è stato ammazzato giovanissimo, quindi l'elaborazione del suo pensiero non si è potuto fare, restano i profondi valori ideali che ci ha fornito. Diciamo che in termini di segmenti culturali, quella gobettiana resta l'impalcatura su cui si modella uno Stato democratico che tenga anche i diritti sociali al centro della propria azione, ma non vissuti in chiave
classe corporativa, ma in chiave proprio di dialettica democratica profonda. Relativamente poi agli aspetti strutturali, non è un caso che tutta questa cultura sia stata fatta fuori dal CLN e dall'immediato insediamento dello cosiddetto Stato democratico, del Parlamento post-fascista. Infatti non c'è più la presenza di quelli che erano i filoni, direttamente o indirettamente si potevano ispirare a Gobetti, a Salvemini, a quelli che erano appunto i teorici di una cultura, a Rosselli, cioè al socialismo liberale, libertario, al liberalismo e a tutti gli altri elementi. Ci sono sì i caratteri espressi da Einaudi, ma anche lui con la sua storia viene in qualche misura immaginato. Carattere rivoluzionante della presenza radicale nel 76, perché legittimamente non siamo ancorati a quella cultura e la nostra marginalità non è una marginalità che si nutre sistematicamente del fatto che queste elite dominanti nascono culturalmente in una logica centralistica e verticistica. Io odio un rapporto che va dal basso verso l'alto e quindi definisce il processo formativo delle opzioni attraverso questa espressione di rappresentanza che naturalmente trova la sua griglia nella cultura liberale del governo, che corrisponde alle scelte, all'opposizione a quelle scelte, al diritto di governare e anche al diritto di opporsi, fino all'esplicazione di tutti gli elementi tipici della dialettica democratica. La nostra marginalità nasce dal fatto che queste elite dominanti sono tutte figlie di una cultura centralistica, verticistica, che odia l'autonomia dell'individuo, tant'è che quando per esempio si arriva a un momento di evidenza, quale appunto quello per esempio del divorzio, tenta fino alla fine di bloccare la possibilità della scelta dell'opzione, che in la realtà delle cose invece già definiva come assolutamente irrinviabile, tant'è che poi è proprio la componente cattolica che si emancipa dal ricatto di una cultura della famiglia che in realtà non aveva la famiglia come luogo d'amore, di storia comune, ma aveva la famiglia come comparto che poteva essere meglio gestito o minacciato secondo le logiche che il centralismo eterodiretto, lo chiamiamo eterodiretto per dire che sono pochi attori che determinano le scelte, e contemporaneamente pensa all'aborto, quando appunto invece di dar luogo, per esempio, alla presa d'atto dell'aborto clandestino di massa con 1 milione di aborti clandestini, tanto si quantificava il numero di aborti clandestini, e invece di arrivare a una depenalizzazione del reato d'aborto, come dire, restituendo la legittimità al singolo di fare le proprie scelte, anche quelle di non fare l'aborto perché la propria cultura cattolica lo spingeva, si decide anche con la complicità, anzi proprio con la complicità della cultura clericale e cattolica, di fare una legge che fa l'aborto, però lo condiziona ad una commissione che controlli. La verità è che le leggi vengono fatte non per dare risposte ai conflitti che possono nascere tra diritti legittimi contrapposti o per dare forma alla esplicazione dei diritti, no, venivano fatte per controllare la società, ed è proprio un effetto derivato culturale che ci dà far capire che gli eredi di queste culture non hanno una capacità di dare uno sbocco democratico alla crisi, che è una crisi di rappresentanza, che è una crisi di governo, che è una crisi di scelta, ma anche una crisi di controlli, perché sono figli di una dinamica nella quale le poche elite governano, il resto viene ad essere soltanto la piattaforma in cui vengono scaricati i conflitti e vengono in qualche misura strumentalizzati, ma oggi diciamo che questo meccanismo non regge più, perché non regge più la garanzia del nostro paese di essere coperto da un ruolo geopolitico, e cioè l'Italia negli anni 50, 60, 70 era un paese di frontiera tra est e ovest. Adesso non serve più a questo, perché le frontiere si sono spostate, semmai ce ne sono in altri versanti, ed è soltanto un paese privo di cultura liberale e quindi a rischio molto intenso in un'Europa che ha molti rischi ancora nella sua cultura nazionalistica e anche nei suoi velletarismi che non consentono la nascita di una patria europea. Ecco Geppi, io comincerei con le domande che sono già una decina, quindi ti inviterei a delle risposte più diciamo sintetiche anche per dare un maggior ritmo alla trasmissione. Ora, la prima domanda proviene da Gianni Colaciano, il quale chiede la forma partito del movimento radicale. E la galassia, come sempre con orgoglio dice Pannella, corre il rischio di trasformarsi in nebulosa? Va bene,
diciamo che per quanto riguarda la forma partito non è un caso, su quello che ho detto prima. Ehi, abbiamo... Pronto Geppi, ci senti? Abbiamo di nuovo perso la connessione con Geppi Rippa. Pronto? Io ti Sì, adesso sì, adesso sì, ok. Perfetto, No, volevo scusa. dire che quello che abbiamo precedentemente detto porta proprio a questa sintesi, che il modello partito che i radicali formalizzano nel 1967, appunto con il nuovo statuto radicale, nato dalla sinistra radicale, quella che resta dopo la scomparsa del partito radicale di Pannunzio e resta come eredità appunto quella sinistra radicale di cui Pannella è il leader, e che trova la sua sintesi in quello statuto federatore, federante, un modello di partito di associazione di cittadini, e quindi baltando proprio lo schema col quale in realtà invece i partiti erano formati con una visione centralistica che andava verso il basso. Questo, a mio avviso, è il contenuto culturale forte, intenso. Si potrebbe dire che questo statuto poi non ha avuto applicazione. Molte delle ragioni di questa non applicazione sono da ricercare nella storia del regime italiano, cioè nella impossibilità a dare forma ad un partito che sia un partito diverso dagli altri. Noi l'abbiamo cercato, sperimentato anche con le nostre contraddizioni. Però è evidente che quando il sistema blocca una capacità di comunicazione, quando rende improbabile anche la capacità di giungere ai cittadini per far intuire che una ipotesi alternativa ci sta e che questa ipotesi alternativa è contenuta in ognuno di noi, quando siamo stati al ricatto partitocratico, che può essere economico, culturale, ideologico, familiare, informativo, ebbene, questo aspetto credo segni un fatto molto preciso, che l'idea della galassia è il tentativo di articolare un qualcosa che però non ha preso ancora forma. Io non voglio qui soffermarmi su ruoli, polemiche. Negli anni Ottanta io tentai, a metà degli anni Ottanta, di fissare all'interno della vicenda radicale, anche alla luce della nostra esperienza parlamentare, questi temi. Non furono accolti, non furono ritenuti necessari. Lo scontro con l'esterno, è evidente che quando noi abbiamo dei motivi polemici, non sono legati al fatto che dobbiamo spartire qualcosa. Questo, per fortuna, è una grande risorsa culturale, anche di onestà non pronunciata ma vissuta dai radicali. Era legato proprio al diverso modello interpretativo in cui una forza politica con questi contenuti doveva interagire con un sistema sempre più oppressivo, che appunto è il regime partitocratico. Ecco, Qui posso dire che sì. anche negli anni Ottanta erano molto importanti. La galassia attualmente non credo sia, è un'idea giusta, legittima, importante, ma non credo sia rappresentativa di soggetti politici che si aggregano e diventano il faro portante di una lettura alternativa al sistema. Non a caso i momenti simbolici con cui l'area radicale si presenta è fortemente legata alle sue leadership carismatiche, che sono Pannella e poi negli anni successivi anche Bonino, perché quello è l'unico modo con cui riusciamo a dare vigore a una certa azione. Per il resto si tratta di un impegno ad alto gradiente di buona volontà, ma non in grado di impattare con un sistema che controlla tutto, controlla anche l'erogazione dei mezzi, ne realizza anche la continuità. D'altronde il sistema partitocratico cosa descrive nella sua logica verticistica? Controllo dell'organizzazione, controllo dei denari, controllo dell'informazione. E quindi soppressione dell'informazione o manipolazione dell'informazione. Dentro a questo schema appare improbabile che possa venirsi a formare la base materiale, che pure c'è, di un'alternativa a questo sistema. Il miracolo radicale, nonostante le sue contraddizioni, è che ancora esiste con questi contenuti culturali e non è biodegradabile, come ha detto anche Bersani. Ecco, un'altra domanda, sempre visto che stiamo parlando delle associazioni costituenti il Partito Radicale Non Violento Transpartito Transnazionale, no? A proposito delle associazioni costituenti, c'è il rischio di autoreferenzialità? E in secondo luogo, occorre un bilancio dei risultati ottenuti in relazione alla mission o alle lotte messe in campo? Ma questo rischio, l'ho già detto prima, c'è nei fatti, perché obiettivamente il terreno in cui noi possiamo muovere la nostra azione, essendo stato impedito proprio dalla peste italiana, da questo male
profondo che il sistema verticistico ha prodotto, rende difficile anche il lavoro che si sperimenta attraverso appunto i singoli soggetti tematici che mettono in essere delle azioni politiche, i cui risultati bisogna pure però con buona volontà riconoscere sono stati eccezionali. Pensiamo a Non c'è pace senza giustizia, con la battaglia per il penale internazionale e con diciamo così, la battaglia sulle sevizie genitali femminili che vengono fatte all'interno anche di culture che in realtà hanno la sopraffazione dell'uomo sull'uomo come obiettivo. Penso alla battaglia sulla pena di morte, penso alla battaglia sulle cellule staminali, tutti elementi e ingredienti importanti, ma che di fatto non hanno poi assunto una capacità di convergere in un progetto politico complessivo, il quale pure esiste ancora, ma non viene messo in condizione di svilupparsi direttamente. Questa mattina, sempre per fare un riferimento all'attualità, sentivo gli interventi di alcuni esponenti della Commissione Giustizia della Camera, mi pare della Lega e dell'Italia dei Valori, o comunque, cioè di soggetti che di fatto sulla giustizia. E penso anche alla PDL, che hanno una posizione anche rispetto a quelli che sono gli ingredienti in cui si può intervenire in chiave riformatrice sul fronte delle carceri, per esempio. Questi deputati vanno nelle carceri, portano avanti un'azione meritoria che nasce con l'iniziativa radicale. Ebbene, questi elementi di contraddizione non vengono esaltati dal mondo informativo. Perché un deputato della Lega, che pure ha una sua visione sul terreno delle carceri, tutto in galera, oppure lo stesso vale per la PDL, oppure vale per lo stesso dipietrismo, non vengono ad essere oggetti di discussione? Perché la questione carcere ha raggiunto questo livello di degrado, che è la formula più clamorosa di evidenza del basso tasso di democrazia nel nostro Paese? Le carceri sono con una popolazione carceraria più doppia di quello che può essere accolta, hanno un vissuto interno che è quanto di più barbaro si possa mai concepire come da regime stalinista, ha le guardie carcerarie che non sono in condizione di poter esercitare la propria funzione e non vengono pagate, il riscatto che il carcere dovrebbe contenere in sé come progetto costituzionale non prende forma perché non ci sono i mezzi per consentire l'immissione del mondo del lavoro del carcerato in modo che poi alla sua uscita, il fatto stesso che teniamo in carcere una valanga di persone che risultano innocenti, il fatto stesso che non ci occupiamo dei reati più importanti e teniamo in carcere per soddisfare una presunta domanda di sicurezza sociale. Ma poi altro aspetto, perché la sicurezza sociale dovrebbe essere un titolo dell'azione del centrodestra? Ma perché un cittadino di sinistra non può avere una legittima domanda di sicurezza sociale? Il problema è che la sinistra non ha una propria diciamo elaborazione culturale sul terreno della sicurezza, e la destra ha gioco facile a fare del tutto in galera la formula con la quale pensa di risolvere le contraddizioni che sono del nostro tempo e che sono anche il prodotto di ritardi cospicui. Quindi il fallimento è possibile e credo che il nostro compito dovrebbe essere quello di sviluppare un dibattito interno che però non trascuri lo scontro esterno, il quale ha un disegno strategico molto preciso: annullarci, c'è poco da girarsi intorno. In questi ultimi anni noi abbiamo assistito all'azione con la quale siamo stati costretti, per non essere espulsi definitivamente dal Parlamento italiano, ad un accordo con col PD che ha visto noi discriminati rispetto all'Italia dei Valori di Di Pietro, e non si capisce perché Di Pietro ha ottenuto che il PD, che doveva essere un punto di sintesi unico, ha potuto invece lasciare l'apparentamento all'Italia dei Valori di Pietro e non l'ha consentito a noi. Quindi come deputati costretti in quell'involucro nel quale però non viene consentito a noi di esercitare una funzione dialettica possibile. Abbiamo assistito a una legge elettorale europea fatta 15 giorni prima del voto, tradendo anche i contenuti che la comunità europea dettava come obbligatori: non si cambia legge elettorale se non vanno prima, almeno vanno prima del voto, e con il fatto che non hanno accettato la candidatura del leader storico radicale Marco Pannella, erede per volontà di Spinelli della cultura federalista di Spinelli e di Ernesto Rossi, c'è proprio un mandato anche esplicito fatto in questa direzione, il leader sicuro delle posizioni strategiche liberali, libertarie e di credibilità italiana in un Parlamento europeo dove la personalità di Pannella è ancora 100 volte più forte di molti altri
Perché? Perché poi il disegno concentrico è la sostanza del disegno dell'unità nazionale centralistica, verticistica, da compromesso storico, anche se sotto diverse formule dinamiche, diciamo anche dialettiche diverse, è sempre la stessa, far fuori coloro che sono portatori di questa cultura. Siamo un po' anche una cartina di tornasole. Nel momento in cui esistiamo, siamo il pericolo più consistente di queste culture che vanno e puntano all'unanimità e all'unità nazionale. Stamattina il direttore del Corriere per la prima volta interviene sul Corriere, cosa che non fa quasi mai, per dire no a elezioni anticipate, perché è probabile che le elezioni anticipate contengano sempre dei rischi, anzi sicuramente sono una cosa meno auspicabile, ma il problema è di stabilire, e questo dovrebbe spiegarci De Bortoli, se in questo momento ci sono le condizioni di proseguire un'azione istituzionale in questo modo, oppure bisogna andare al voto, non perché c'è il piacere di andare al voto, ma non ci sono alternative. Bene, questo non ci viene risposto, in realtà ci viene formalizzato che c'è necessità di dar vita a che cosa? Di dar vita al solito, diciamo, pastrocchio unanimistico di transizione, che dove ci dovrebbe portare? Non ci portano a nessuna parte, perché questi qui non sono i curatori della malattia, sono la malattia. Certo, come è ovvio, non la malattia può essere espressa in un'unica dinamica, le contraddizioni, le gradualità sono parte del sistema politico, dobbiamo saperle interpretare. Noi stiamo nel centro-sinistra e ci stiamo convintamente, questo naturalmente significa che abbiamo un'analisi critica molto severa di questo governo, della sua vacuità, della sua assenza di capacità di governo, nonostante una maggioranza così ampia prima dello scontro tra Piniani e Berlusconi, e dall'altra parte abbiamo un giudizio critico sulle debolezze del centro-sinistra, che però, guarda caso, oggi si esprimono tutte all'unisono, da Scalfari al Fatto, eccetera, in chiave anti-Bersani, in realtà perché di fatto l'azione non va a guardare l'assenza di contenuti politici strategici del centro-sinistra, va a guardare il fatto che bisogna far fuori Bersani e quindi bisogna trovare il modo con cui tutti i cattolici, i franceschini, i beltroniani, tutto l'armamentario generale che vada dai Benedetti a Scalfari a tutti gli altri collaterali che mirano a influenzare, eccetera, vogliono far fuori questa figura. Io non manco di giudizio critico rispetto a Bersani, però devo dire da radicale che dalle elezioni del 2008 ad oggi c'è da dire che la segreteria Bersani ha manifestato, tenta di manifestare in modo molto insufficiente, ecco, un'attenzione ai contenuti radicali più di quanto ne abbia fatto Franceschini o Beltroni prima. Ecco. Invitandoti ad una maggiore sintesi, perché ci sono veramente tantissime domande, altrimenti non riusciamo a rispondere a tutte, non riesce a rispondere a tutte. Allora, l'ultima che ci ha inviato Gian Nicolacione via email è questa: partiti senza finanziamento pubblico, come vorrebbero i radicali, come evitare che i partiti si trasformino in esecutori al servizio di lobby economico-finanziari che li ricattano finanziandoli? Beh, come vedi, il circuito si regge. Se è i cittadini vengono. Il finanziamento pubblico, no? Su cui si regge la partita. Il finanziamento pubblico resta una formula di corruzione che imbriglia e tutela un'elite dominante, che è appunto quella dell'oligarchia, della partitocrazia, oggi senza partito. Però voglio dire che è evidente che se non c'è dialettica democratica reale, difficilmente si apre uno spazio. Credo che in buona sostanza venga reso difficile, impossibile, per esempio, allargare la volontà del cittadino a finanziare le battaglie in chi crede, perché nessuno le dà notizie. Se la RAI è un sistema e dà illuminazione e visibilità ad attori politici marginali, è evidente che l'unico sistema per finanziarsi sono le tangenti o insieme con il finanziamento pubblico dei partiti. Ma se c'è invece un'azione informativa corretta della lotta politica che si produce, io sono convinto che questo apre non il cuore ma anche il portafoglio di molti cittadini, i quali con il loro obolo tentano di finanziare il contenuto politico nel quale credono. Se questo non viene reso loro visibile, attraverso quale meccanismo si può raccogliere? Certo che ci possono essere lobby che possono intervenire, ma già lo fanno, non è che quello è il problema. Già lo fanno, nonostante poi il doppio finanziamento, che è quello del finanziamento pubblico camuffato attraverso il rimborso elettorale, quello appunto delle tangenti che continuano a essere erogate e fissate secondo i parametri che sono classicamente descritti nella storia di questo paese, che nel 92 abbiamo voluto concludere come effetto di pochi ladri, mentre invece
e la ruberia del regime in quanto tale che forma questa cosa. Questo rischio c'è, ma il problema è che si apre una condizione, se c'è dialettica democratica, se c'è informazione corretta, se c'è la possibilità di esprimere i contenuti della battaglia politica, che può consentire l'inoltro dei mezzi, diciamo anche finanziari, miranti a dare forma e forza ai contenuti politici. Ma immaginate una battaglia sulla libertà di ricerca messa in campo con un'informazione corretta sulla libertà di ricerca. Certo. Voi credete veramente che si resti imbrigliato solo nelle lobby? Si resta anche dentro la volontà di moltissimi cittadini che hanno parenti, familiari, che sono affetti da distrofia muscolare, da malattie, che cercano uno sbocco e che non lo trovano. E questo per parlare del settore della ricerca scientifica e tanti altri momenti che sono, secondo me, in condizioni di fornire la società della base materiale per un reale cambiamento. Quindi c'è il rischio, ma contemporaneamente si apre un terreno nel quale si può esercitare scelte, dialettica democratica e anche necessità di controllo, perché non ci siano depistaggi o inquinamenti. Allora, abbiamo altre 5 domande, io le leggo velocemente. La prima che viene, Antonio Borrelli chiede: c'è da tempo nel mondo una rivoluzione silenziosa, i processi corrono sempre più veloci, ma siamo tutti un po' impreparati. Cosa fare per dare un'accelerazione alla presa di coscienza, alla necessità di partecipazione di massa alle decisioni impellenti e scottanti della nostra azione politica radicale e non? Allora, questo mi pare che Antonio ponga in essere diciamo, i contenuti culturali della ragione per cui noi esistiamo come soggetti politici. Noi da 50 anni, da 60 anni esercitiamo in chiave liberale una capacità di, tentiamo di raccogliere una domanda politica, qualche volta ci siamo riusciti, qualche volta no, siamo riusciti a passare nelle maglie di un sistema che controlla il quadro informativo, che pensa al divorzio, che ha attraversato anche diciamo le contraddizioni del mondo cattolico, o all'aborto, o altri momenti significativi in cui siamo riusciti a fare questo. È l'oggetto dello scontro politico, è l'oggetto della battaglia estrinsecata da una lettura critica che la peste italiana, è l'oggetto della nostra diciamo sopravvivenza politica, che viene messa a rischio proprio dal fatto di farla fuori. Qui la partita è molto chiara: se i radicali riescono a reggere, vuol dire che hanno aperto il varco ad una dialettica democratica nella quale gli stessi radicali possono perdersi in un diciamo scenario più consistente e più ampio. Se all'inverso hanno perso la sfida, vuol dire che la crisi politica ha trovato una svolta autoritaria, e questo apre aree di rischio molto intense per tutti noi. Ok, c'è una domanda che proviene da Mattia, sempre dalla chat, e chiede: a cosa si devono i recenti screzi? Non saprei in realtà se sono recenti e se sono solo screzi, con ormai vecchie direzioni di Massimo Bordin, divergenze politiche o editoriali o entrambe? Dunque, uno degli aspetti che credo valga la pena segnalare è che Radio Radicale non pubblicizza mai Quaderni Radicali. Credo che tutti possano ascoltare che non c'è stato mai uno spot di Quaderni Radicali a Radio Radicale. Questo è una scelta editoriale. Per quanto riguarda il resto, proprio partendo da questo presupposto, cioè da una preclusione della capacità di Quaderni Radicali di essere un polo culturale in grado di competere con potenze editoriali in questo campo di riviste di cultura politica, quale può essere Micromega, Limes o Aspenia o Italiani Europei, credo che sarebbe utile che Radio Radicale esaltasse questo. Ecco, questo è la questione federativa. Se Radio Radicale impedisce a Quaderni Radicali di esserci, non è un piagnisteo del GPLIP, è un fatto reale che purtroppo rende esplicito che anche noi siamo in qualche misura, qualche volta, sottoposti ad una pressione partitocratica escludente e non aggregante, non evidenziante. Il fatto che Quaderni Radicali non ha avuto mai uno spot, che questo numero è uscito, non ha avuto un'intervista, è una delle prove provate che non sto a mugugnare. Per quanto riguarda alcuni conflitti espliciti, mi piace qui dire una cosa molto precisa. Ho sentito Massimo Bordin parlare con Pannella delle ragioni per cui non intendeva più fare il direttore, anche se poi sembrava che volesse dimettersi da Radio Radicale. In realtà abbiamo appreso che solo che non voleva fare più il direttore, che è rimasto a fare la stampa di regime, che rimane a fare la trasmissione sulla giustizia, di cui noi siamo molto contenti, perché ci sembrano che siano fronti che Massimo Bordino copre con grande intelligenza e con molta acutezza. Però voglio dire anche, non può dire a Pannella che si apre il conflitto sulla proprietà. Vale la pena fare la storia di questa vicenda. Radio Radicale fu comprata da Cittadini Radicali. Tra gli altri, nella fase successiva, dopo l'inserimento romano, fu l'acquisto della Radio Radicale, che era Radio Napoli prima, a Napoli, fatta la sottoscritta. Data poi al partito, sulla quale non abbiamo niente a che pretendere.
E poi c'è stata la fase successiva della dialettica polemica tra Pannella e Vigevano, fuoriuscita, e Pannella che come garante della storia radicale è diventato l'editore di Radio Radicale. Di cui noi siamo contenti perché al di là di qualche spunto critico noi siamo sempre stati, lo dico culturalmente convinto, un pannelliano convinto, perché Pannella resta l'elemento di tenuta di una posizione liberale e radicale in questo contesto di regime. Quando poi si afferma che Geppi Lippa va in giro con delle carte dicendo che anche lui era il proprietario, no, questo mi sembra un po' eccessivo, perché io non ho niente a che pretendere sulla proprietà della radio, però il fatto che i soldi spesi da mio padre e da me per comprare la radio e donarla al partito devono essere anche oggetto di sbeffeggiamento, ecco, questo mi sembra abbastanza ignobile. Per cui ho preparato un esposto insieme all'acquisto, all'atto d'acquisto, sul quale sul piano giuridico non abbiamo niente da reclamare, più i giornali che dicono come e perché quella radio di Napoli, che era la seconda radio libera d'Italia e che raccoglieva tutti quelli che erano nel mondo e poi diviene il mondo di Per voi giovani alla Radio Rai. Ebbene, questo aspetto specifico è un elemento che chiarisce, ma rende anche un fatto evidente. Questa storia non è soltanto la storia mia, è la storia di come legittimamente la radio è un soggetto, non di regime, non è uno strumento messo in piedi dai finti punti di informazione che i partiti mettono in essere con i loro giornalisti ridicoli che vengono superfinanziati. Radio Radicale nasce sulla spinta e sull'acquisto di cittadini che ne fanno oggetto di iniziativa politica senza reclamare niente. Negli anni successivi arriva il finanziamento pubblico e la radio lo espelle e lo dà non per comprare appartamenti come ha fatto il PC o la DC o comprare beni immobili, basterebbe pensare che Rifondazione Comunista ha ancora da dividere 2000 appartamenti, che è il piccolo segmento della storia del mondo comunista in Italia. Noi invece abbiamo preso il finanziamento pubblico, l'abbiamo dato alla radio, la quale ha fatto di questo uno strumento istituzionale, trasmetteva unica tutti i dibattiti parlamentari, ha un archivio storico fondamentale, ha costruito in 25 anni la legittimazione ad essere quella che ha potuto competere per un contratto di servizi sul quale ancora oggi abbiamo una legittimazione. Quindi è un percorso che fa e rende chiaro che noi siamo fuori dalla cultura partitocratica di regime e di diciamo mezzi economici finanziari presi subdolamente dal regime. Come può Bordini sbeffeggiare questa storia in nome? E questa è una cosa che non... ho voluto un attimo spiegare quali erano... Storia che fa parte quasi del romanticismo radiofonico radicale, no? Perché ricordiamo tutti, certo, quelli che erano le prime radio locali negli anni, alla fine degli anni... Ma tu adesso stai tentando l'esperimento di TV radicale, e nasce come dato associativo, è un patto personale, se prenderà forma anche all'interno del movimento vedremo, ma quello che è indubbio è che questo atto volontario non solo non può essere sbeffeggiato, ma è la testimonianza della radice sana con cui si realizza un processo politico alternativo all'azione eterodiretta, corrotta, corruttrice che questo regime pone in essere. L'idea di giocare una partita sbeffeggiatrice, che poi è offensiva anche sul piano personale, devo dire che io preparo questo esposto, voglio che Pannella abbia e dia una soluzione politica a questo, ma anche perché trovo un po' ingiusto che mio padre, con una cultura liberale, avendo fatto quell'investimento che poteva prendere in un'altra direzione, debba essere anche sbeffeggiato. Io non vado in giro con carte per dire come millantatore che vado in giro per raccontare al massimo la verità, ma la ritengo propedeutica alla credibilità e alla legittimazione della storia radicale. Se altri, che poi diciamoci la verità, sono stati generosi personaggi, ma non certo volontari, visto che hanno fatto 21 anni di direttore del Radicale, 10 anni di redattore capo, una cosa un po' ceuschiana, e che rimangono ancora insediati, continuano a prendere, pur dando molto del proprio lavoro, e gli altri portano, non per questo, gli altri che portano devono essere presi a parolacce o sbeffeggiati. Mi sembra un po' una storia di infantilismo emotivo che potremmo curare, ma non vedo un gran problema nonostante tutti. I problemi radicali sono quelli di non essere assassinati dalla peste italiana. Ecco, un'altra domanda, scusa, che proviene da Antonio Borrelli, che è questa. Scrive Antonio Borrelli: dall'1% in fronte alla spaccatura con Pannella a Bologna nel 1982, quali le ragioni da conservare oggi di quella spaccatura, immagino, e quali invece l'autocritica a posteriori di quel passaggio? Passo subito all'autocritica. Devo dire che le motivazioni di quella scelta non erano legate a una volontà di rottura, tant'è che la vicenda che mi ha riguardato non si è mai consumata con il passaggio ad altre parti politiche. Io sono stato sempre nel cuore, nell'animo e il resto profondamente radicale, Quaderni Radicali, Agenzia Radicale, altra parentesi, Radio Radicale non credo che faccia mai riferimento a questo strumento web che è il più forte dell'area radicale nella circolazione del web, sarebbe utile che lo facesse perché torna utile all'area radicale,
ma questo chiudo subito la parentesi, diciamo che in quelle ragioni c'erano anche proprio il diverso modo con cui si voleva far nascere il soggetto politico. Non era una contestazione al leader, anche se il leader nasceva con una istanza carismatica, in quel tempo non era possibile altro, ma era la trasformazione di quella leadership carismatica in una leadership politica con una classe dirigente che fosse in grado di contrastare il quadro generale. Devo dire che quelle ragioni restano ancora valide, forse se in quella stagione avessimo insediato questo tipo di soggetto politico oggi avremmo il modello di partito previsto dallo statuto del 67 meglio disposto, meglio capace di interagire alla fase attuale. E in questa chiave qui c'è da dire che io resto convintissimo di quelle ragioni, meno convinto resta delle modalità con cui ho attuato quel processo di rottura, quell'uscita, che credo in buona sostanza fu più su un dato emotivo, con ragioni politiche che ho già descritto, e forse oggi rivisiterei in una chiave diversa, casomai facendo una battaglia interna molto più intensa. Oggi mi pare che il contesto generale descriva una cosa molto precisa, quello che ho detto all'inizio: noi abbiamo il dovere di lottare con la massima determinazione per difendere i contenuti culturali di questo che è l'unica piattaforma, di questa che è l'unica piattaforma politico-culturale realmente alternativa a questo regime partitocratico, ed è l'unica premessa di alternativa che può creare il vero gioco di alternanza. La linearità, la coerenza dell'espressione della lotta politica e dell'agire conseguente è l'unico presupposto, con tutte le filigrane culturali che questa conversazione ha fatto emergere, sia pure in modo meno lineare di quanto speravamo, ma che concretamente descrivono perché non ci sentiamo non identitari per caso. Noi abbiamo un'identità precisa, un'identità che parte da un'analisi articolata. Quindi torniamo al numero di quaderni, non a caso nel momento in cui parliamo di partitocrazia senza partiti li mettiamo in essere anche una serie di atti di un convegno del 78 che era l'antagonista radicale, con gli interventi proprio di Marco Pannella, di Gianfranco Spadaccia, di Angelo Bandinelli e poi di Silvio Pergameno e di Stanzani sullo statuto, che mettono in condizione i radicali, anche i nuovi radicali, di capire la qualità e la profondità di questa analisi e il fatto che molto spesso è proprio la profonda qualità di questa analisi che mette terrore e quindi in qualche misura anche la causa scatenante, l'aggressione che subiamo, che è un'aggressione a mio avviso ignobile, antidemocratica e anche cinica, perché questi fatti testimoniano non sono in grado di governare il paese. Oh Geppi, intanto ti devo dire, ci sono ancora altre domande, però ti devo dire che ti arrivano i complimenti dalla chat. Antonio Borelli dice che vuole Geppi Rippa per 2 ore tutta la settimana con una rubrica fissa su TV Radicale. Ancora c'è chi ha grazie a tutti gli amici di web TV Radicale, di TV di Radicali TV TV Radicale, e voglio anche dire che segnalo a loro il fatto che noi abbiamo questo strumento miracoloso che è Agenzia Radicale, che noi speriamo di poter condurre. Abbiamo Agenzia Radicale Video, che copre un altro tipo di fronte, quello appunto di dare visibilità alle notizie e anche interviste dirette sulle notizie che pubblichiamo in agenzia, quindi diciamo copre un target diverso, quindi ci sono ampi spazi per fare delle sinergie, per far sì che un network informativo articolato con le singole autonomie possa nascere nell'area radicale, perché abbiamo bisogno di fronti di attacco ma anche di fronti di resistenza importanti, capaci di non consentire alla presa italiana di mangiare anche le identità forti, quelle che, scusate la presunzione, credo che tutta l'area radicale contenga, cioè quella di una possibilità di alternativa reale, se però naturalmente si determinano le condizioni politiche e culturali. Ecco, io continuo con le domande. C'è Catonano, sì, che ti chiede: ciao Rippa, quali gli strumenti per cambiare il reale? I diritti negati come quelli referendari o la tecnologia come con Wikileaks? Allora, guarda, io credo che la tecnologia possa svolgere un ruolo molto importante. Me ne sono reso conto proprio utilizzando Agenzia, credo che molti compagni radicali possano constatare come l'accorto utilizzo per esempio di questo strumento, che ci ha per esempio visto attenti alle nuove produzioni cinematografiche, di libri, di teatro, di musica, ha consentito anche di far penetrare alcune delle posizioni radicali all'interno di questo mondo vastissimo che è il web.
Devo dire che sul web, qui stranamente nessuno se ne rende conto, si consumano le medesime logiche partitocratiche con cui si realizza il meccanismo della dialettica democratica nel nostro paese. Questo è l'unico paese che ha in mente di fare leggi per controllare, per bloccare il web, perché la sua cultura è una cultura eterodiretta e centralistica. Per fortuna tenteranno di mettere le braghe all'acqua e quindi in realtà non metteranno. La cosa è che non proibiscono, ma in realtà mettono delle multe spropositate per i blogger, per chi fa informazione. Il tentativo fondamentale è quello di impedire che esistano canali altri, alternativi, che possono produrre culture, perché il problema fondamentale è loro distruggere con genocidio culturale a monte le culture che sono quelle che hanno i cromosomi alternativi alla lordura che loro pongono in essere. Quindi gli strumenti tecnologici e il web possono essere favolosi strumenti, anche se poi noi dobbiamo avere la forza di organizzarli con una griglia culturale, con i contenuti culturali e la coerenza con cui questi contenuti possono esprimersi. Io voglio qui dire, colgo l'occasione e vi ringrazio per questa ospitalità, del fatto che non solo continuerà a uscire Quaderni Radicali bimestrale, il prossimo numero è previsto per gli inizi di ottobre, cartaceo, l'agenzia verrà rafforzata e anche l'agenzia Radicale Video, che come già dicevo prima non è anche soltanto un luogo di approfondimento ma è anche un modo per comunicare ad horas tutti i contenuti degli avvenimenti in corso, quindi cercheremo con interviste da produrre sia attraverso la scrittura che attraverso il video di poterle far arrivare in tempi reali alle persone. Puntiamo adesso a un nuovo prodotto dell'area di Quaderni Radicali, che è quello del mensile online di Quaderni Radicali. Sarà una cosa che non è nell'agenzia, che non è nel cartaceo, col quale noi ogni mese metteremo un tema al centro della questione, cercheremo di analizzare o i fatti che stanno accadendo o i fatti che probabilmente possono accadere e di poterli fornire attraverso il web con una minima cifra di acquisto che è di 3 euro, col quale appunto ci riproponiamo di andare a sondare in termini non soltanto tecnici ma anche in termini di contenuti l'approccio a questo strumento fondamentale che è quello del web come occasione. L'altro filone di analisi, che era quello appunto di come si organizza, credo che lo sviluppo al massimo delle iniziative radicali, dei nuclei associativi, tematici o di battaglie politiche generali che i radicali fanno sul territorio può essere un altro degli aspetti, però ecco, vorrei anche dire che l'una cosa è farli ed è necessario avviarli e intensificarli, l'altra cosa è illudersi che in questa fase politica in breve tempo possono supplire immediatamente al deficit che si è accumulato non per nostra colpa ma perché il regime è oppressivo, onnivoro e totalizzante. Quindi bisogna avere una capacità di lettura, utilizzare tutti gli strumenti e credo accelerare al massimo l'utilizzo del web, perché può fornire anche in termini di preparazione, non dico di pedagogismo politico, le cose in quanto tali. Questo qualche volta mi fa pensare con rammarico al fatto che in fondo Radio Radicale qualche volta farebbe bene a sentirci, forse anche per spernacchiarci, ma farebbe bene a sentirci, perché credo che qualcosa che non sia del tutto campato in aria lo diciamo e credo che potrebbe essere meritorio, quantomeno meritorio come Radio Left, ecco, i contenuti culturali sono molto poco radicali, che potrebbero in qualche misura dare sponda a molte associazioni, non per essere incapsulate in chiavi correntizie, ma per essere ognuna capace di nutrirsi degli elementi di conoscenza che sono in qualche misura alla base di un'azione consapevole in politica. Ecco, c'è ancora un'altra domanda che ti voglio leggere, la fa Claudio Scaldaferri, e si riferisce all'argomento di cui stavamo parlando all'inizio della nostra conversazione e scrive: nell'attuale fase di precrisi governativa, per te quindi alternativa significa governabilità come nuova idea e forma di partito, alternativa di un PD che continua a non esserci? Intanto iscrivetevi, questo è l'appello. Questa dell'iscrizione mi convince, va bene, perché dobbiamo essere al massimo della nostra potenzialità, quindi i 1300, 1400, 1500 iscritti più quelli del Partito Radicale Transnazionale sono un gruppo eroico ma non adeguato. Dunque, per quanto riguarda, e qui si apre però una discussione politica un po' più articolata, Claudio apre questo fronte, io ne faccio soltanto un accenno, poi casomai in una prossima occasione possiamo tornare, perché poi mette in discussione proprio la politica delle alleanze e il modo con cui noi dobbiamo dialettizzare in questo contesto. Abbiamo una lettura molto precisa e la peste italiana lo descrive, anche questo numero di Quaderni lo riassume in modo chiaro, abbiamo questo unanimismo, questa unità nazionale che sia pure con fattezze dinamiche diverse, fanno il monoblocco dell'oligarchia di regime.
Contemporaneamente, però, è in sottordine, ma con una diversificazione non poco conto, noi abbiamo l'esigenza di chiarire come questa minoranza intensa, che è quella radicale, possa diventare il contenuto portante di una maggioranza, perché i contenuti che noi esprimiamo sono culturalmente maggioritari, ma non sono esprimibili perché sono bloccati a monte da certe situazioni. Allora, qui si apre il modo con cui dovremmo discutere di che significa per noi l'essere stati eletti nel PD, del rapporto che abbiamo col PD. Ecco, qui c'è qualche margine un po' di maggiore schizofrenia. Un giorno siamo molto severi, il giorno dopo non lo siamo. L'opinione pubblica non è che capisca molto spesso la linearità della nostra azione, che invece è una linearità molto intensa e mantenuta in vita con una profonda sofferenza. E devo dire, questo è il merito storico di Marco Pannella. Pannella è una garanzia per tutti noi, al di là delle motivazioni, perché è stato per 60 anni quello che ha tenuto la barra in una direzione politico-culturale talmente precisa da non mettere in discussione. Questo è un leader storico e politico di una strategia. E lo dico io, che non ha mancato di avere valutazioni critiche proprio su alcuni passaggi organizzativi del soggetto politico in quanto tale. Ma questa della barra è per me un elemento essenziale, per cui mi sento confortato in questo senso. Dico che però è evidente che il rapporto col PD, che passa attraverso le elezioni nelle liste, poi il gruppo e la delegazione autonoma, poi ecco, per esempio, quello dell'auto esclusione dal gruppo, adesso non so, siamo di nuovo nel gruppo, io non ho mai saputo, non si è mai discusso se siamo di nuovo nel gruppo e con quale formula, con quale dialettica. È evidente che questo gruppo vuole assorbire i nostri contenuti e vuole poi espellerci. È un gioco classico che viene dal vecchio Partito Comunista e che il PD ancora rivive, anche perché i nuclei centrali culturali del PD sono la derivazione diretta del cattolicesimo sociale, della sinistra DC, della sinistra delle partecipazioni statali e del monoblocco comunista, quindi gruppi centralisti che gestiscono, quindi in realtà non hanno grande simpatia per queste nostre impostazioni. E credo che in buona sostanza dovremmo però stabilire se questo fronte del PD è un fronte che dobbiamo saper cogliere. D'altronde i segnali di contraddizione sono evidenti. Siamo andati al voto, oggi il Manifesto, ma ancora di più il Riformista, il giornale di Angelucci, che in questi giorni ha comprato anche la Gazzetta del Mezzogiorno di d'alemiana impostazione, nel senso che D'Alema è un pugliese, quindi è interessato ad avere anche la sponda, e contemporaneamente si parla dell'acquisto prossimo dell'Unità da parte del gruppo Angelucci. Ebbene, in questa chiave qui è evidente che oggi, adesso non ricordo chi, c'era un commento sul fatto che la Bonino si è candidata, anche se a Roma la Bonino ha fatto una battaglia che ha perso per poco, ma poi non c'era nel PDL, sembrava una cosa scritta da giornale o da... Ma che stronzate sono queste? Noi abbiamo fatto una battaglia con un PD devastato, con la vicenda Margiullo che aveva distrutto qualunque possibilità, stavano 15 punti sotto, abbiamo messo in campo una nostra leader che ha dato verve e vigore a una certa battaglia, abbiamo perso contro il capo del governo, un capo di Stato estero che era il Papa, una guerra civile contro, e poi andiamo a scoprire che gli amici del PD e i compagni del PD hanno investito una cifra che è un quinto rispetto a quella spesa su Marrazzo, quasi come se avessero voluto mettere un po' una sorta di freno a mano per evitare che un successo pieno, perché il successo a Roma c'è stato, e la legittimazione della Bonino a candidarsi come leader e come candidato premier del centrosinistra resta intatta, proprio grazie al successo delle elezioni romane, sia pure con le vicende di Viterbo, di Frosinone, eccetera. Ebbene, in questa chiave qui, noi abbiamo la prova provata di una volontà di freno. Questo è il problema. C'è un problema da parte dei gruppi dirigenti che poi si articola col fatto che lo stesso Bersani, attento ad alcuni aspetti, sia pure con i suoi ritmi e con le sue sensibilità, cerca ad aprire. E dobbiamo giocare una partita a tutto tondo. Dobbiamo essere in grado di mettere in campo il massimo dell'azione possibile. Oggi è di voga Vendola, perché Vendola fa bene, sta bene a certi settori, come quello di De Benedetti, come il Patto, come un certo populismo di sinistra, però raccoglie anche un consenso di un'area che altrimenti sarebbe persa. Però Vendola non è, una cosa è il leader di quest'area, l'altra cosa è che è il leader dell'intera coalizione di centrosinistra, sulla quale non ha molto di attendibile e di spendibile, non perché lo dica D'Alema, perché lo diciamo noi proprio in termini anche di contenuti, per le posizioni che assume sulle vicende di Pomigliano, sulle vicende economiche, sulle vicende politiche, cioè questo qualunquismo populistico che molto spesso è tutto il contrario di una cultura di governo in chiave liberale di sinistra, liberale che c'è, di cui c'è necessità.
E poi abbiamo diciamo un'azione nella quale evidentemente c'è bisogno di far capire che quello che noi intendiamo esprimere non è un fatto individualistico, è un'interpretazione che nasce dal riassunto e dalla sintesi della Bessa italiana, dalla lettura del processo di regime partitocratico, dal ruolo anche se vuoi umile che abbiamo espresso. Diciamoci la verità, noi siamo stati in grado di andare al voto del 2008 con l'umiltà di chi accettava il gioco dei 9 eletti, col patto che veniva fatto fuori il leader storico Pannella e gli altri che erano i rappresentanti di battaglie simboliche, la pena di morte, la battaglia sulla procreazione assistita, sulla pillola contro l'aborto, che qui voglio ricordare una cosa che noi di Quaderni Radicali inseriamo addirittura nel 78, quando facemmo un convegno con Wiedemann sugli analisi di prostaglandine, cioè la preistoria dell'insediamento di una battaglia che a quel tempo ci vedeva all'avanguardia in Europa, e oggi siamo ruota di scorta. Quindi, per riassumere, dico anche ad Antonio, c'è bisogno di muovere su un quadro articolato, c'è bisogno di maggiore dibattito interno, siamo inadeguati, è indubbio. Questa inadeguatezza è colpa del regime e in parte anche colpa del nostro modello organizzativo, che in qualche misura parte da presupposti che sono stati di necessità e che adesso sono mantenuti come sintesi necessaria, ma non sempre utile alla causa che vogliamo spendere. Ecco Geppi, ormai ci avviamo alla conclusione, ti ringraziamo perché sei stato anche oltre il tempo che ti avevamo richiesto. Io ringrazio voi tantissimo. Sì, però ti devo dire un'ultima cosa. C'è Antonio Borrelli che caldeggia una tua iscrizione alla Costituente Associazione Radicale Telematica TV Radicale. La vuoi preannunciare in diretta questa tua iscrizione? Sì, questo posso già annunciarlo, con la speranza che molti di voi poi saranno abbonati di Quaderni Radicali, saranno coloro che ogni mese acquisteranno a 3 euro il Quaderni Radicali online, cioè diamo corpo a quella sinergia di cui sentiamo forte il bisogno. Allora possiamo mettere la tua iscrizione tra i preannunci di iscrizione, ci onora molto questo. Perfetto, ti ringrazio molto e vi abbraccio a tutti. E a presto, ci sentiamo quanto prima anche come collaborazione. Assolutamente, ma l'idea della rubrica fissa secondo me è una strada che dobbiamo percorrere, se tu fossi così gentile. Ovviamente cercheremo di essere più brevi, faremo una cosa di mezz'ora, 20 minuti, mezz'ora, però si potrebbe tentare di metterla in cantiere ogni settimana. Certo. E poi volevo anche dire anche agli ascoltatori che tutto questo materiale verrà adesso risistemato su Agenzia Radicale, e quindi potranno, che è il veicolo, diciamo, che nel web corre molto e che quindi ci consente di fare e di applicare quella sinergia a cui abbiamo fatto riferimento. Ecco, infatti Geppi Lippi ha detto che metterà il link di questa conversazione su agenziaradicale.com. Radicale. Perfetto. Geppi, ti ringraziamo. Mi raccomando, abbonatevi a Quaderni Radicali, abboniamoci tutti quanti in massa, perché è uno strumento di, non solo di conoscenza e di informazione, ma anche di approfondimento culturale. Questo è il numero 105, Partitocrazia senza partiti. Salutiamo Geppi Lippa, che è radicale storico ed anche editore di Quaderni Radicali. Salutiamo Geppi Lippa. Ecco, torniamo direttamente in studio e ci prepariamo al collegamento con Alessandro Massari, che dovrebbe essere in attesa. Vediamo un pochino se ci risponde. Alessandro Massari, voglio ricordare... Ecco, sono Alessandro, certo? Ci senti? Ora metto le cuffie e cerco di sentirti. Non ti preoccupare, intanto io introduco un attimo, diciamo, l'argomento della nostra conversazione. Dunque, innanzitutto ricorderete che questa, che è diventata ormai una rubrica fissa di Alessandro Massari, ha un titolo che rimarrà sempre, cioè Nessun pasto è gratis. E